Fino a pochi mesi fa il centro diabetologico di Lanciano poteva contare su 114 ore di servizio settimanali ed ora sembrerà incredibile solo 44 e da tre medici si è passati ad uno solo con una malattia come il diabete che colpisce tutti, anziani e bambini e della quale non si guarisce mai ed è anche l'anticamera di tante altre patologie, un vero e proprio stillicidio di risorse che ha gettato i tanti pazienti nello sconforto. Ed è per questo che l'ADIF, Associazione Diabetici, ha lanciato stamane in conferenza stampa il suo grido con il loro presidente Antonio Bucci e con l'aiuto dell'ANED, Associazione dei Malati Nefropatici, con il loro portavoce Giulio Bomba, che ha ribadito quanto ci si senta soli in un momento come quello della malattia, che dovrebbe essere invece il più agevole possibile. Il trasferimento della dottoressa Straface ha lasciato Lanciano in grave crisi con il Renzetti che non è più in grado di garantire l'assistenza ai propri pazienti, sia per le visite programmate, sia per le consulenze e soprattutto per le urgenze. La burocrazia sembra essere più importante dei malati, ma nonostante ci si trovi a lottare con i mulini a vento, la direttrice sanitaria del Renzetti, la dottoressa Marzia Mucci, e il primario di medicina, il dottor Salvati, responsabili di diabetologia, non si arrendono e hanno già inviato le loro proteste alla direzione generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, chiedendo la revoca immediata del provvedimento e presentando anche le dimissioni dello stesso dottor Salvati. Ai nostri microfoni Antonio Bucci, presidente ADIF. Oggi siamo qui per denunciare la triste e drammatica situazione che si è venuta a creare alla diabetologia di Lanciano, cosa che nel tempo stava andando avanti lentamente, mentre adesso siamo arrivati proprio al colpo mortale. Infatti da lunedì una delle dottoresse che operava nel nostro centro è stata dirottata sul territorio. Quindi siamo rimasti con una dottoressa e qualche altra così, porzione di frazione che potremmo dire, ma non diciamo. Infatti la situazione è brutta, che effettivamente tutte le persone che erano prenotate da ieri, sono riversate nei corridoi dell'ospedale e molti sono stati mandati anche a casa perché effettivamente, se vedete benissimo, nell'arco di tempo della mattinata la dottoressa non riesce a soddisfare tutte quelle visite prenotate. Poi da premettere un altro fatto, che sulla diabetologia arrivano anche pazienti dal pronto soccorso, arrivano anche le gravidanze e poi la dottoressa deve fare anche praticamente le consulenze dei vari reparti. Quindi siamo arrivati proprio al paradosso. Noi facciamo questa denuncia alla stampa perché effettivamente non si può assolutamente ignorare il territorio. Lanciano, a livello di diabetologia, era un'eccellenza, noi ce lo ricordiamo, però in questi anni è stato veramente così scippato. Ora, oggi vogliamo sapere effettivamente, infatti noi chiederemo un incontro con il direttore generale, cosa sarà del futuro della diabetologia, ma anche dell'ospedale di Lanciano, perché effettivamente il malato diabetico ha bisogno anche di altre reparti. Siamo veramente, non dico una parolaccia, ma siamo veramente amareggiati. Tristemente denunciamo questo fatto qua perché praticamente stanno calpestando i diritti dei pazienti. Questa è una cosa gravissima. Si sta ridisegnando il futuro della sanità frentana. Quale destino prevede per chi è malato di diabete? Un destino itinerante? Certo, l'unica cosa che un diabetico può aver così, sperare che il suo medico di base ne capisca qualcosa di diabete e sappia gestire in un certo qual modo la sua patologia. Perché effettivamente noi qui andiamo come i pellegrini, errando sul territorio. Effettivamente, da quando è stata fatta questa unica Teo Teocoli, ASL, stiamo dai qua. assistendo a una situazione veramente drammatica. Però si festeggia per il pronto soccorso più ampio. Beh, certo, anche perché, come diceva qualcuno prima, è facile mettere qualche vaso, far passare effettivamente il corteo da una parte e O poi. due mani di vernice. Ecco. Cioè, dispiace dire queste cose perché magari uno in un certo qual modo potrebbe andare anche a essere etichettato politicamente, mentre questo non è vero, perché effettivamente nel tempo abbiamo avuto, come si chiama, gli assessori di diverso colore, quindi tutto sommato la situazione di Lanciano la sappiamo e l'unica cosa è che vogliamo sapere quale futuro vogliamo dare a questo ospedale. Meno male che adesso non si parla più di ospedale nuovo, ma speriamo che praticamente venga fatto funzionare quello che c'è.